Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul canale. Questo è un video molto speciale per me perché è il primo mese che faccio parte della BookTube Italia Legge Indipendente, un bellissimo progetto ideato da Eleonora del canale Miss Tortellino, che sicuramente conoscete già, e in collaborazione con una serie di altre BookTuber che vi lascio elencate qui sotto. Ogni mese si parla di una diversa casa editrice indipendente, ognuno di noi legge un libro diverso e poi viene qui a parlarvene. Appunto, questa è la mia prima volta in questo progetto, sono molto contenta perché il mondo delle case editrici indipendenti mi affascina ed è qualcosa che voglio assolutamente conoscere meglio. Questo mese parliamo della casa editrice Baldini e Castoldi ed in particolare del titolo che ho letto io, che è Uno zaino, un orso e 8 casse di vodka di Lev Golinkin. Purtroppo io vi mostro qui la versione ebook che ho acquistato in seconda battuta dopo che purtroppo non sono potuta andare in Italia. Un viaggio programmato che è saltato a recuperare la copia cartacea che avevo ordinato da IBS, quindi riacquistato in formato ebook. Recupererò anche la versione cartacea perché posso già dirvi che questo titolo mi è piaciuto moltissimo e insomma, però appunto per ora l'ho letto in ebook. Questo libro l'ho scelto innanzitutto perché il titolo mi ha colpita tantissimo. Ma poi, una volta scoperto di cosa parlava, l'ho voluto leggere perché innanzitutto tratta un argomento di cui non conoscevo molto. Questa cosa la devo proprio dire subito, ovvero l'esodo degli ebrei dall'Unione Sovietica in altri luoghi del mondo. Comincio appunto col dire che è un libro che mi ha insegnato cose che non sapevo e già per questo motivo per me una lettura vale la pena di essere fatta. Questo libro è un libro autobiografico in cui appunto l'autore Lev Golinkin racconta la propria esperienza insieme alla propria famiglia di fuga dall'Unione Sovietica verso gli Stati Uniti. Lev è cresciuto in quella che all'epoca era appunto Unione Sovietica e poi è diventata Ucraina e la vita sua e della sua famiglia lì non era assolutamente facile. Lev passava più tempo a casa che a scuola, perché ogni volta che si recava a scuola veniva picchiato nel migliore dei casi, ma gli succedevano cose anche molto più brutte e quindi per proteggerlo la mamma lo teneva praticamente sempre a casa. Lev cresce con questa idea molto distorta di cosa significhi essere ebrei, perché nella sua mente se tutte queste brutte cose gli succedono perché lui è ebreo, c'è un punto in cui lui chiede alla mamma come si fa a smettere di esserlo e associa appunto a questa parte fondamentale della sua identità una serie di connotazioni negative che riuscirà solo in un secondo momento ad affrontare e a rielaborare. Quando si sparge la voce che l'Unione Sovietica chiuderà le proprie frontiere, quindi che non si potrà più uscire, la famiglia di Lev si affretta in un insomma, rincorrersi di eventi abbastanza ritmato e sincopato per riuscire appunto a varcare le frontiere prima di quella fatidica data in cui verranno chiuse e finalmente cercare una nuova vita altrove. Non sanno dove andranno, non sanno che cosa li aspetta lì fuori, sanno che probabilmente non potranno aspirare al tipo di lavori che hanno in Unione Sovietica, sanno che dovranno ricominciare da zero, ma per i genitori di Lev l'unica cosa importante è garantire un futuro ai propri figli. Lev ha una sorella più grande, Lina, che è già avviata verso insomma, un futuro accademico perché fa l'università e appunto la loro unica preoccupazione è garantire ai propri figli un futuro migliore. Da qui si innesca ovviamente una serie di eventi, una fuga non tanto rocambolesca quanto tragica in realtà, perché la famiglia Golinkin viene messa di fronte alla realtà di cosa significhi fuggire, di cosa significhi rinunciare a tutto, di cosa significhi essere umiliati. E sono pagine molto forti perché viste attraverso gli occhi di Lev che aveva 10 anni all'epoca, che vive tutto con un'incredibile dignità, ma allo stesso tempo che non ha gli strumenti per capire tutto quello che gli sta succedendo.
L'odissea della famiglia Golinkin è tanto tragica quanto costellata di incontri con esseri umani incredibili. Dal barone austriaco che si prende a cuore la causa del padre di Lev e lo aiuta a trovare un lavoro da ingegnere, anche se lui non potrebbe lavorare in quanto rifugiato, dalla filantropa che li aiuta ad avere degli abiti gratuitamente perché loro hanno perso quasi tutto, dal gestore dell'hotel che trasforma la propria struttura in un centro per i rifugiati. Questo racconto è costellato appunto da una serie di personaggi incredibili che appunto dimostrano come possa esistere ancora l'umanità anche nei momenti più bui. Lev racconta tutto questo nella sua ovviamente vita adulta, decide di diventare uno scrittore e decide di ripercorrere i propri passi, torna a distanza di 17 anni, quindi quando ne ha 27, attraverso tutti i luoghi che hanno segnato la loro fuga, in particolare l'Austria, Vienna e un piccolo paese fuori da Vienna dove loro erano stati per un periodo. E rincontra tutte le persone che hanno fatto parte di quel periodo. I genitori volevano per lui un futuro da medico, sono molto delusi dal fatto che lui abbia deciso di diventare uno scrittore, ma è proprio quel rapporto con i suoi genitori che innesca anche in lui il desiderio di scoprire che cosa era successo nel periodo della loro fuga. Alcune cose che sembravano poco chiare al momento, lui vuole andarci a fondo e appunto. Tutto questo assume nella sua scrittura una connotazione di rispetto profondissimo nei confronti di quei genitori che hanno rinunciato a tutto, hanno rinunciato alle proprie vite, alla propria carriera, a tutto quello che conoscevano per garantire appunto ai propri figli una vita migliore. Lev appunto ritorna facendo delle interviste, rincontra le persone che aveva conosciuto da bambino, scopre tante sfaccettature rispetto a quel periodo della sua vita che lui ovviamente ha vissuto in maniera così parziale, perché era piccolo, perché ci era completamente dentro. E questo processo in realtà lo aiuta a far pace con quello che è. Arriva una fase della sua vita in cui lui capisce che cercare di rimuovere quasi chirurgicamente il suo passato come ha fatto fino ad allora non può essere la soluzione. E arriva il momento in cui lui capisce che tutto ciò che lui è, un rifugiato, uno straniero naturalizzato americano, un ebreo dell'Unione Sovietica, devono essere cose che fanno parte di lui, che non possono essere rimosse e con le quali per l'appunto lui deve far pace. E il suo modo per fare pace con questa cosa è prima cominciare lui stesso a fare volontariato e poi appunto intraprendere questa ricerca, questo viaggio appunto alla riscoperta di quello che è successo nel suo passato. C'è un passaggio bellissimo in cui lui si reca a Tijuana a fare volontariato e a distribuire vestiti e lui rivive esattamente dall'altra parte quel momento in cui da piccolo, scavando in queste pile di vestiti, appunto a casa di questa, nella struttura insomma di questa filantropa a Vienna, lui trova questo giubbotto, se lo mette e vede in realtà nello sguardo di tenerezza dei volontari che lo guardano con appunto empatia, tenerezza. Perché è felice di essersi provato questo giubbotto, lui vede la compassione, la pietà, quasi lo scherno nei suoi confronti e li guarda con odio a sua volta e si vergogna e si sente ferito e tutte queste cose ritornano a galla nel momento in cui è lui a distribuire i vestiti agli altri e a capire che aveva sbagliato tutto all'epoca. È un momento molto, molto toccante del libro. È tutto un libro molto toccante. Quando io l'ho scelto, leggendo il titolo e un po' la trama, ho pensato fosse un po' uno di quei libri ironici, un'odissea, no? Inizialmente c'è una punta di ironia nel come viene raccontata l'Unione Sovietica, come se la ricorda lui, che ti fa pensare che sarà un libro
un po' appunto velato di ironia qui e là. In realtà no, è un libro molto tragico, ma profondamente pieno di dignità. Non è una tragedia fine a se stessa quella che ti viene raccontata, è un percorso, è un viaggio che non è solo il viaggio fisico che porterà Lev appunto dall'Ucraina agli Stati Uniti, ma è proprio il viaggio alla riscoperta di come le proprie origini e tutto quello che si è, che per una grossa parte della nostra vita hanno rappresentato un marchio, una vergogna, qualcosa da cercare di rimuovere, possano diventare in realtà la tua vera essenza e quello che sei. Ho trovato che questo libro affrontasse un tema, non solo un tema molto attuale, ma con una voce che è molto attuale, nonostante si riferisca ad un'area geografica e ad un periodo, ovvero la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, completamente diverso da quello che stiamo vivendo noi, ma ho trovato nel racconto dei migranti con cui Lev condivide la propria esperienza, nella profonda dignità di queste persone, quegli stessi temi che affrontiamo oggi, riferiti a aree geografiche del mondo diverse e appunto all'attualità, come la conosciamo noi. Lev si rivede come in uno specchio quando è lui ad avere a che fare con persone che sono in una condizione simile a quella in cui era lui. E da questo nasce questa sete di conoscenza e di verità, sostanzialmente, riguardo al proprio passato. E credo che questo sia un sentimento universale che appunto trascende il periodo in cui questo libro è narrato e la zona geografica che riguarda, per poter parlare di tante altre vite e di tante altre esperienze. Si vede ed è evidente che anche dopo una vita intera in America i genitori di Lev non sono integrati, non lo sentono come il proprio paese, ma hanno dato ai propri figli la possibilità di studiare, di avere un futuro migliore, di vivere nella sicurezza, di dimenticare, non dimenticare, ma di lasciarsi alle spalle la violenza come la vivevano loro in maniera quotidiana e di appunto poter andare all'università, fare un dottorato, vivere una vita sicura e dignitosa. Questo è quello che avevo da raccontarvi sul libro Uno zaino, un orso e 8 casse di vodka di Lev Golinkin. In caso ve lo steste chiedendo, queste sono alcune delle cose con cui lui è fuggito con la sua famiglia, quindi il suo zaino pieno delle sue cose, il suo orsacchiotto e 8 casse di vodka che servivano a corrompere, diciamo, le persone tra le varie frontiere, i vari funzionari che incontravano sulla loro strada. E appunto io l'ho trovato un racconto molto sincero, molto onesto e molto profondo di una condizione che appunto trascende luoghi e tempi, ma a livello di esseri umani è appunto una condizione universale. È un libro che mi è piaciuto moltissimo, che mi sento tantissimo di consigliarvi. Se magari come me non conoscevate alcuni risvolti della storia degli ebrei nell'Unione Sovietica, ma anche se sono magari argomenti che conoscete già e vi appassionano, secondo me è una voce importante e molto, molto sincera, insomma, da ascoltare. Io vi ringrazio tantissimo, questa era la mia prima recensione per BookTube Italia Legge Indipendente, questo mese la casa editrice era Baldini e Castoldi. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video, intanto vi ringrazio tantissimo per aver passato del tempo con me e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!